perso una finale mondiale, ho perso una finale dell'Europeo all'ultimo secondo, insomma di delusioni devo dire che ne ho avute. Nella mia carriera ho perso 3 finali di Champions, tutte molto dolorose, magari quella di Istanbul pensavo che fosse la mia ultima, quindi condirla con un gol e magari riuscire a vincere sarebbe stato bellissimo. Poi il destino mi ha dato la possibilità di farlo dopo 2 anni. Paolo, cosa pensa ancora oggi, sentendo distinto la parola Liverpool? Soprattutto mi viene in mente la prima che abbiamo perso. È strano, ma è probabilmente il ricordo più forte quando penso a quella parola, perché è stata una finale molto particolare. Eravamo avanti 3-0, ho fatto gol dopo 40 secondi. Abbiamo dominato per, diciamo, 110 minuti su 120, però non siamo riusciti a vincerla. Mi viene in mente anche quanto il calcio sia strano, particolare. Come sta il ginocchio? Perché so che l'ultima volta che ha giocato contro Liverpool non era proprio al 100%. No, diciamo che aver giocato quella finale di Atene è stato sicuramente un po' un azzardo, però sapevo che sarebbe stata la mia ultima occasione per giocare una finale di Champions League e ho fatto di tutto per esserci. Infatti, dopo aver fatto 2 giorni di festeggiamenti, sono andato poi dopo a operarmi in Belgio. E poi dopo l'anestesia, sinceramente, ogni volta che mi risvegliavo cercavo di ricordarmi se avessi vinto o se avessi perso quella finale. Quindi è senza dubbio, diciamo, la vedo come proprio la fine della mia carriera, perché poi gli anni successivi sono stati intensi, perché comunque ho giocato tante partite, ma non belle come quei 2. Come ha fatto un gruppo pieno di campioni a non sgretolarsi dopo Istanbul? Dopo la finale, naturalmente, c'è stata una partita di campionato che nessuno voleva giocare, c'è stata una vacanza dove credo in pochi abbiano dormito bene. Io credo che la forza di quel gruppo sia stata proprio quella di, in una stagione non proprio bellissima come quella del 2007, riuscire ad arrivare in finale. E effettivamente in finale avevamo tutto a perdere. Se avessimo perso ancora contro il Liverpool sarebbe stata veramente una cosa difficile da cancellare. Ho rivisto forse dopo un anno la partita, sì. Mi sono reso conto di quanto avessimo giocato bene. Abbiamo dominato veramente il Liverpool per il 90% della partita, però il calcio è uno sport così, a volte è crudele. E nel percorso che ha portato ad Atene, quanto c'è di Ancelotti? Beh, tanto. Lui è sempre stato un allenatore che ha fatto trasparire poco le preoccupazioni e molto le emozioni positive, quindi quell'anno lì abbiamo fatto fatica a qualificarci nel primo girone, stavamo giocando male. Però ci siamo messi in testa, soprattutto nel ritiro, diciamo, invernale, che l'obiettivo era quello di andare a vincere, provare ad andare a vincere. E poi, una volta arrivati a febbraio-marzo, abbiamo visto che le gambe andavano di più rispetto a prima e la testa era lì. Quindi nei momenti giusti Seedorf c'era. Nei momenti difficili Inzaghi segnava, insomma, Pirlo non perdeva mai la calma, quindi avevamo tanti valori messi in campo. Devo dire che io sono stato quello che ha rotto un pochino le scatole verso gennaio. Ho iniziato a buttargli l'idea che potessimo arrivare in finale, potessimo rivincere. Comunque l'autoconvincimento a volte funziona. Il Milan è sempre stata una squadra di alti e bassi, siamo andati in Serie B, ma abbiamo toccato dei vertici che le altre squadre non hanno mai toccato. Io preferisco avere una mentalità del genere, dove si può sbagliare veramente al 100%, ma poi rimbalzare più in alto possibile.